Buongiorno a tutti, oggi racconteremo piccole cose, diciamo così, non cose sorprendenti, ma parleremo di tre segreti, perché tre sono i segreti che devono venire a galla nelle prossime puntate del segreto, puntate della programmazione spagnola di questi giorni. Parliamo. Dunque, le piccole cose di cui vi voglio parlare oggi sono, vi avevo già accennato, della grande cattiveria che ha fatto Donna Francisca nei confronti di Carmelo e di Adela, rivelando a Ulpiano che l'assassino di suo padre è stato appunto Carmelo. Donna Francisca ha creato l'ennesimo mostro di dolore, tant'è che Ulpiano dice parole fortissime alla madre, gli dice tu per me sei morta. Carmelo tenta un dialogo con il ragazzo, ma il ragazzo è talmente lo odia così nel profondo che gli dice se tu vuoi che io perdoni mia madre, te ne devi andare, la devi lasciare, non devi più pensare alle sue nozze. Ma Ulpiano, tra le altre cose, è anche intenzionato proprio a vendicarsi, forse ad uccidere addirittura Carmelo. Carmelo a questo punto si trova davanti alla realtà, a scegliere il bene di una madre oppure scegliere il matrimonio. È chiaro che Carmelo vuole molto bene ad Adela, la quale è disperata per questa situazione che si è venuta a creare, e le dice: purtroppo noi dobbiamo rimandare il nostro matrimonio, non possiamo assolutamente sposarci. E poi che cosa succede anche a Puente Viejo? Venanzia, la ex suocera di Adela, scusate, di Candela, che è ritornata a Puente Viejo per, dice lei, farsi perdonare delle tante malefatte che ha fatto a sua nuora, perché Candela è stata sposata, voi lo sapete, ha avuto un marito in precedenza che poi è morto. È venuta a Ponte Viejo per farsi perdonare da Candela, la quale non ne vuole assolutamente sapere. Tutti vanno contro Candela, gli dicono: ma io no, noi non capiamo il tuo buon animo, eccetera, perché non vuoi accettare questa donna che è alla fine dei suoi giorni, perché è una donna molto malata e che viene qui a chiedere il tuo perdono. Candela dice: voi non la conoscete, voi non potete capire di che cosa è capace questa donna, io non la voglio vedere. Lascia proprio intendere che questa Venanzia sia addirittura peggiore di Donna Francisca. E che cosa succede? Venanzia le ha tentate un po' tutte, no? Vorrebbe rimanere proprio con la persona, proprio in casa della persona a cui lei ha fatto più del male in gioventù, ma capisce che, o perlomeno sembrerebbe che capisca che deve andarsene, e proprio nel momento in cui sta per andarsene definitivamente da Puente Viejo, sviene un'altra volta e a questo punto sembra che ce la fa a farsi accettare da Candela, a rimanere a Puente Viejo e a insediarsi, perché questo è il termine giusto, nella sua casa. E ancora un'altra cosa sta accadendo a Puente Viejo. Saul aveva già detto a Donna Francisca dei suoi sentimenti per Julieta e la donna reagì all'epoca veramente molto male, tanto da avere un ictus, dal quale si è ripresa molto molto bene. Questa seconda volta in cui Saul rivela diciamo, desiderio verso Julieta, il suo grande e profondo sentimento nei confronti di Julieta, Donna Francisca è ben corazzata, è molto agguerrita e in 448 gli dice: oh, va bene, ok, allora tu devi fare una scelta, o lei o me. Certamente gli lascia intendere che se dovesse scegliere Julieta, ovviamente lui non sarà più il suo braccio destro, non sarà più il suo figlioccio e dovrà andarsene dalla casona. Ora, ci sono tre segreti che uniscono questi ultimi personaggi di cui abbiamo parlato. Il primo riguarda proprio Julieta, che più e più volte
Abbiamo sentito la nonna dire a Julieta, Consuelo, sempre nel calmarla, no? In questo suo atteggiamento sempre molto battagliero e fiero, gli diceva sempre e continua a dirgli: calmati, stai tranquilla, non ricordi forse da dove veniamo, da cosa scappiamo. E questo è una cosa che proprio io non vedo l'ora di sapere. E poi ancora, Venanzia, forse ha ragione Candela, anzi io ne sono certa, Venanzia non è assolutamente la donna pentita del male che ha fatto, anzi io credo che Venanzia sia venuta a continuare, a finire il suo lavoro con Candela, facendogli passare chissà che cosa, probabilmente per la morte proprio di suo figlio. È proprio una sensazione che io ho, e anche in questo dovremmo vedere qual è il segreto che si cela dentro il comportamento di Venanzia. E poi ancora, ma che sicuramente è una donna malvagia, sicuramente. E ancora, Saul, a parte questo suo amore per Julieta, nasconde qualcosa, e non solo lui, i fratelli Ortega nascondono qualcosa, perché nei diversi video, nelle varie puntate, c'è sempre un campanellino, una frase che fa intendere che anche loro hanno un segreto molto pesante, molto importante, che ha segnato fortemente la loro vita, tant'è che nell'ultimo episodio Saul dice è molto depresso, è molto preoccupato, ripensa al suo passato, a quello che è accaduto, ha paura, molta paura del suo passato, e Prudenzio ha una telefonata con qualcuno, una telefonata molto sospetta, una telefonata in cui lui sembra fare la spia a qualcuno su dove si trova il suo fratello, tant'è che l'interlocutore che sta dall'altra parte del telefono gli chiede lui chi è, e lui, dopo avergli detto che Saul Ortega si trova lì, insomma in quel luogo, gli dice: io sono suo fratello. Ecco, questi sono i tre segreti che dovremo a breve, veramente molto a breve, capire, e naturalmente ve li rivelerò subito. Mi fa molto piacere se anche voi avete delle ipotesi su che cosa possono aver fatto i fratelli Ortega, perché sembrano ragazzi, comunque specialmente Saul, ad aver un animo gentile, ad avere un animo buono. Che cosa mai può aver fatto Julieta con sua nonna Consuelo? Insomma, veramente, Venanzia, sì, Venanzia è peggio di donna Francisca, ne sono quasi certa. Ciao, alla prossima, mettete un like se avete avuto il piacere di starvi ad ascoltare, tutti i vostri commenti sono graditissimi, come sempre. Ciao!